Ragazzi, incredibile quello che è successo a Bakayoko e ad un suo amico. Guardate bene, la polizia li ferma a bordo di un SUV nero e addirittura la poliziotta tiene in pugno un'arma da fuoco che punta proprio nei confronti dell'autista, mentre l'altro poliziotto sta perquisendo Bakayoko. Ovviamente, ragazzi, ci sono state le accuse di razzismo nei confronti della polizia, che però ha spiegato che casualmente sia Bakayoko che il suo amico, che la macchina guidata dal suo amico, corrispondevano esattamente all'identikit di due persone ricercate proprio dalla polizia. Quindi è stato chiarito tutto. Poi qui ovviamente, come vedete, il poliziotto spiega che si tratta proprio di Bakayoko. Davvero incredibile.